Buongiorno a tutti. Oggi voglio parlarvi dei prodotti Mulac per il contouring, quindi le terre, i prodotti in crema, gli illuminanti. Esistono due palette, una con tutte le polveri e una con tutte le creme. Quella con le creme si chiama Atene, il suo prezzo è 72,90 € e Olimpia sempre 72,90 € con tutte le polveri. I prodotti in crema sono praticamente formulati con questo triangolino qui dove c'è scritto proprio Mulac Cosmetics e si possono togliere appunto dalla confezione per inserirle nelle palette vuote oppure nelle palette che avete voi. Tipo Z Palette, vedete, escono così. Iniziando dai prodotti in crema, io ho questi tre. EOS e Spark sono gli illuminanti. EOS è un prodotto in crema su base gialla che va benissimo sull'incarnato olivastro, ma anche appunto sull'incarnato giallo. Sfumabile, molto morbido. Mentre invece Spark, che è questo sempre illuminante, ha una consistenza particolare, non sembra né polvere né crema. L'ho utilizzato appunto anche sopra la cipria, non mi ha fatto pastocchio e dà un bellissimo effetto glow non troppo evidente, quindi molto molto satinato. Altro prodotto in crema è Artemide, che mi piace tantissimo, che è questo bellissimo marrone freddo scuro. È un colore che io utilizzo tantissimo per fare il contouring. Si sfuma perfettamente anche se è un colore scuro, quindi applicatelo con parsimonia e sfumatelo bene con un pennello pulito. Io preferisco fare il contouring con le creme. Se mi conoscete, lo sapete, perché credo che con le creme si ottenga un effetto più naturale e più sfumato, soprattutto non si creano pasticci, cosa che magari con gli ombretti, con i prodotti in polvere può capitare. A tal proposito, adesso vi parlo dei prodotti in polvere, sempre della stessa azienda. Ipno, che è questo marrone freddo opaco, leggerissimo, utilissimo da utilizzare come prodotto per il contouring di giorno, quindi molto molto leggero se volete un effetto naturale e se siete molto chiare. Si vede realmente poco, ma applicandone abbondantemente tende a vedersi molto di più. E poi Zeus, che è questo prodotto che purtroppo mi è arrivato rotto, però vabbè, l'ho ricompattato e funziona ugualmente bene. È come se fosse una cipria, molto molto simile a EOS come prodotto. Questo in crema, questo in polvere. In definitiva, mi piacciono tutti i prodotti appena citati, appena testati. Credo che Mulac abbia fatto un ottimo lavoro con questi prodotti in crema, in polvere. Devo dire che mi piacerebbe avere proprio tutte le palette per poterle utilizzare anche lavorativamente. Infatti, credo che siano nate proprio con quello scopo e anche a vedere il prezzo, insomma. E a dire la verità, non nego che acquisterò qualche altro prodotto sempre per il contouring, visto che ci sono altri illuminanti, su base rosa. È tutto, spero che questo video vi sia stato d'aiuto. Un bacione e alla prossima!